Bene, buongiorno a tutti, qui Manuela Negro da Trading Room Roma per il nostro appuntamento quotidiano di lettura dei mercati valutari insieme a Teletrade. Buongiorno Davide, Sonia, ciao Alessandro, finalmente tra di noi. Non ti preoccupare, scappa appena puoi, ti mando la registrazione. Ciao Christian, benissimo, Alessandro mi dice già che sto sentendo bene, cercherò di essere veloce. In maniera tale, ciao Matteo, buongiorno anche a te, in maniera tale da permettere a tutti di liberarvi il prima possibile. Bene, oggi è il giorno delle elezioni degli Stati Uniti, l'Election Day, è il giorno in cui si vota ufficialmente per eleggere il prossimo presidente degli Stati Uniti. Adesso ho delle... Ciao Roberto, buongiorno anche a te. Quindi alla luce dell'archiviazione poi del caso Emailgate che si è verificato negli ultimi giorni, e stando anche agli ultimi sondaggi, la vittoria di Trump oggi appare meno probabile, anche perché insomma, il candidato repubblicano dovrebbe recuperare parecchi consensi in almeno 5 stati, almeno stando a quello che è lo schema, il meccanismo elettorale degli Stati Uniti. Cerchiamo di capire che cosa succederà, che cosa potrebbe succedere sui mercati nel caso magari della vittoria dell'uno o dell'altro candidato. Molti analisti si sono espressi al riguardo. La sintesi qual è? Che l'impatto sui mercati finanziari si potrebbe tradurre in una forte volatilità nel caso della vittoria di Trump. Ci potrebbero essere delle vendite violente da parte sugli indici che potrebbero, sugli indici di Wall Street, che potrebbero raggiungere i minimi, toccare i minimi. Lo scenario poi potrebbe ancora essere peggiore se il Congresso dovesse finire interamente nelle mani dei repubblicani. Questo perché Trump viene considerato una persona che sta modificando, anche intenzione di modificare la politica anche fiscale degli Stati Uniti e per cui insomma, le incertezze proprio di fronte a questa scarsa prevedibilità del comportamento di Trump, le incertezze appunto potrebbero pesare sui mercati valutari. Questa situazione di incertezza determinerebbe dunque un aumento dell'avversione al rischio e quindi il dollaro e l'oro ne potrebbero essere favoriti. Tra l'altro, la reazione negativa dei mercati, che si potrebbe appunto registrare in seguito alla vittoria di Trump, potrebbe anche essere l'unico scenario a far influenzare la decisione della Federal Reserve di dicembre su un possibile aumento dei tassi. Questo in realtà è un paradosso perché Trump potrebbe essere la causa di una continuazione della politica accomodante, che tra l'altro è stata da lui spesso criticata. Per cui potrebbe essere proprio lui la causa a dover spingere la Fed a mantenere una politica ancora accomodante, quindi non elevare i tassi nella riunione di dicembre. Diverso sarebbe invece lo scenario, anzi possiamo dire opposto sarebbe lo scenario che invece si potrebbe verificare nel caso di vittoria della Democratica e Clinton, infatti gli indici di Wall Street potrebbero ritornare sui massimi. Però c'è un aspetto importante, interessante per noi trader del mercato valutario. Il dollaro si potrebbe comunque rafforzare sia sullo yen che sull'euro. Quindi il dollaro ne sarebbe il vincitore comunque da queste elezioni, se vogliamo. E questo perché noi lo facciamo anche spesso, l'abbiamo anche fatto nei nostri corsi, per questo famoso, vi ricordate quello che abbiamo studiato, la teoria del sorriso, quali ci sono due scenari in cui il dollaro si rafforza. Bene, le elezioni sintetizzano entrambi gli scenari. Quindi questo per noi è favorevole, tant'è che adesso andremo a vedere bene il grafico, soprattutto dell'euro-dollaro, in modo particolare proprio per andare a valutare quale potrebbe essere il comportamento. Per oggi rimaniamo per questa giornata temporaneamente fuori e aspettiamo la fine della giornata per avere il nostro via alle operazioni.
Intanto, quali sono le due politiche dei due candidati? Quali sono le differenze intanto? Una l'abbiamo di fronte sul fronte della politica fiscale. Il candidato repubblicano infatti vuole perseguire una politica ultra espansiva con un aumento della spesa pubblica e anche una drastica riduzione delle tasse. Un po' più equilibrata è la posizione invece della candidata democratica Clinton, che invece vuole compensare un'eventuale crescita della spesa pubblica con un rialzo delle tasse, almeno per le fasce più abbienti. Anche di fronte alla politica monetaria hanno delle posizioni contrastanti. Infatti Trump ha più volte criticato la politica accomodante della Federal Reserve, quindi non sarebbe, anzi in caso di sua vittoria potrebbe anche nominare due membri del FOMC che quindi avrebbero un atteggiamento più da falco rispetto agli altri componenti. E in più cercherà sicuramente anche di impedire la rielezione di Janet Yellen al governo della Federal Reserve. Diverso è invece l'atteggiamento della Clinton, che invece appare intenzionata a non ostacolare i lavori della Federal Reserve e tra l'altro appare anche propensa, si è dichiarata favorevole anche ad una possibile riconferma da parte di Janet Yellen alla scadenza del mandato. Quindi atteggiamenti contrapposti per quanto riguarda intanto anche l'atteggiamento nei confronti, la posizione nei confronti della Federal Reserve e quindi della politica monetaria. Questa è la sintesi intanto che viene dagli Stati Uniti. Diamo un'occhiata poi all'Eurozona. Ieri abbiamo avuto la pubblicazione delle vendite a dettaglio, queste su base mensile hanno segnato un meno 0,2% e questo ha portato il valore su base annua all'1,1%, quindi deludendo comunque le aspettative degli analisti che erano per un valore pari all'1,6%. Positivo invece il valore l'indice Sentix della fiducia degli investitori, sempre nell'Eurozona, che dal precedente valore di 8,5 punti è passato a quota 13,1. Oggi sono stati poi pubblicati i dati relativi al mercato cinese, c'è stato un tonfo nelle esportazioni, queste sono scese del 7,3% su base annua e questo dopo il crollo precedente del 10% che si era registrato a settembre. Abbiamo avuto anche un calo delle importazioni, sono calate dell'1,4 dopo il precedente 1,9. La bilancia commerciale per la Cina rimane ancora in surplus per un valore di 49 miliardi di dollari rispetto ai 42 quasi che erano stati registrati a settembre. Vorrei un attimo guardare il calendario macroeconomico, scusatemi, di Teletrade, intanto per vedere quali sono gli appuntamenti, quelle sono le mie email, gli appuntamenti della giornata. Abbiamo alle 10:30, avevamo intanto la pubblicazione di valori importanti, di indicatori importanti relativi al PIL per il Regno Unito. Allora, vediamo che, scusate, no, al PIL, la produzione industriale del Regno Unito, vediamo che su base mensile è stato segnato un meno 0,4%, deludendo le aspettative, anche se poi se vogliamo il dato è in linea con la rilevazione di settembre. La produzione industriale su base annua scende dunque allo 0,3% rispetto allo 0,7% che invece era stato calcolato a settembre, come vediamo è anche notevolmente inferiore rispetto alle previsioni. Per quanto riguarda la produzione del settore invece manifatturiero, su base mensile ha segnato un valore positivo, siamo a più 0,6%, quindi superiore rispetto alle aspettative e questo ha portato l'indice su base annua a toccare un livello dello 0,2%, ancora però inferiore rispetto a quello che era stato previsto nella scorsa rilevazione. Adesso abbiamo dei valori, dei dati importanti che saranno pubblicati nel pomeriggio per il mercato canadese, in modo particolare i dati relativi al mercato immobiliare, le approvazioni dei progetti edilizi e poi il PIL stimato per il Regno Unito alle 16 e le nuove offerte di lavoro JOLTS per gli Stati Uniti alle 16. Bene, andiamo adesso, ritorniamo intanto sulle nostre posizioni, guardiamo
come intanto le operazioni che sono rimaste in portafoglio, qui ho sbagliato la data, non è il 2 novembre naturalmente, ma l'8 novembre, quindi abbiamo che ieri è stato preso lo stop sull'altra posizione Audi NZD, quindi uno stop in positivo, ovviamente quindi si è chiusa con un trailing stop, portando un profitto dell'1,99%. Stesso vale per la sterlina, che ci ha portato un profitto dell'1,20%. Poi abbiamo le due operazioni appena implementate ieri su Euro NZD e Audi USD, entrambe, su entrambe oggi ho spostato uno stop a zero, sino al momento in cui, prima di elaborare, insomma, quando ho elaborato queste slide, eravamo in una fase di profitto latente su questi cross. Su Euro NZD eravamo almeno ad un più 0,66%, però attenzione, su Euro NZD è iniziata una fase di correzione, quindi insomma questo profitto poi potrebbe ridursi almeno temporalmente, fino a meno che i prezzi poi non toccano proprio il livello di entrata. E poi invece su Audi USD, anche qui abbiamo spostato uno stop in pari, abbiamo un profitto attualmente latente dello 0,31%. Audi USD attualmente è ancora in una fase di salita, quindi questo profitto nelle prossime ore potrebbe anche andare a crescere. Mario mi dice che Euro NZD è d'applauso. Perché Mario? Perché d'applauso Mario? Mi sembrava un'operazione abbastanza tecnica, non particolarmente, insomma, entusiasmante nemmeno, quindi perché grazie comunque Mario. Bene, Audi USD, l'operazione intraday, io avevo chiuso, avevo messo uno stop a zero alle 9, l'avevamo commentata ieri e poi si è chiusa a zero, anche se in realtà poi i prezzi hanno toccato il target, però per me era già una situazione di indecisione, quindi se non si chiudeva entro un determinato orario io lo mettevo a zero. Oggi dobbiamo monitorare in modo particolare. Ah, ecco, Mario mi dice perché Euro NZD è d'applauso, perché dalla scorsa settimana dicevo che sarebbe scesa e si trova molto sui minimi e ieri è sceso con forza che non ti aspettavi. Ma noi non dobbiamo aspettarci nulla, Mario, noi dobbiamo vedere solo dei valori. Vi avevo detto che c'era un livello di breakout interessante, quindi noi ci abbiamo provato, io non sapevo quello che il mercato poteva fare. Però sono un trader e quindi mi trovo di fronte a dei livelli interessanti e avevo una conferma di minimo, una tendenza ribassista in corso e quindi io sono intervenuta, ma ovviamente potevo sbagliare, nessuno sa quello che succede, anzi è importante proprio spogliarsi da tutte queste idee, dalle previsioni, noi dobbiamo guardare esclusivamente i grafici, queste sono le cose che poi dico anche molto spesso a lezione. Quindi non mi sento di aver fatto niente di particolare, Mario. Non ho la sfera di cristallo. Ci è andato bene, è stata un'operazione come altre, voglio dire, poteva anche andare male. Anzi, ancora non sappiamo, magari può essere anche un falso breakout, quindi insomma dovremmo gestire l'operazione. Attualmente siamo sotto a zero, siamo coperti, vediamo quello che farà il mercato. Bene, per quanto riguarda quindi le operazioni da monitorare oggi, io seguirei in modo particolare GBPCHF per un buy. Lo vedremo, non l'abbiamo fatto questa mattina anche perché c'erano i dati sulla sterlina, vedremo se nel pomeriggio avremo la possibilità di trovare un adeguato punto d'ingresso. Oggi non me ne vogliate, non lavoriamo con l'euro-dollaro, lo so, adesso tutti andrete via, però oggi è così, tecnicamente non dobbiamo lavorare, aspettiamo la fine della giornata, vediamo perché, cercherò di darvi alcuni spunti. Non lavoriamo nemmeno su CAD CHF, non guardiamo GBP AUD e non guardiamo GBP CAD, per il resto possiamo lavorare tranquillamente. Ricordo il mio indirizzo email manuela.negro@tradingroomroma.it e quindi passiamo ai grafici. Partirei proprio, vediamo un po' proprio dall'euro-dollaro, visto che oggi è una giornata particolare per l'euro-dollaro. Intanto guarderei intanto questo cross sul grafico orario. Ok, vediamo il grafico orario, sta registrando una fase, vediamo che anche le medie si stanno appiattendo,
ha registrato una fase di rallentamento, come è logico, insomma, è normale che sia in queste situazioni di tanto indecisione. Quindi sul livello proprio su scala intraday, insomma, le operazioni attualmente il cross potrebbe oscillare tra il livello di 1.1020 e 1.1070, siamo in questa fase. Dal punto di vista della tendenza attuale intraday del cross, il cross è in una fase di salita, è stato confermato qui un minimo, se vogliamo questo minimo è già inferiore rispetto al precedente. Sappiamo che abbiamo questa indicazione, l'abbiamo vista dal punto di vista macroeconomico, che il dollaro si potrebbe rafforzare in entrambi i casi, e quindi il cross, diciamo, euro-dollaro dovrebbe scendere a questo punto. Vediamo che già si sta iniziando a preparare una fase, un inizio di movimento discendente, abbiamo un minimo decrescente qui, gli indicatori sul grafico giornaliero si stanno orientando al ribasso, siamo proprio ai limiti, sono vicini allo zero, quindi ovviamente noi non facciamo previsioni, non entriamo ora perché noi operiamo tecnicamente, abbiamo dato una giustificazione macroeconomica, se vogliamo, anche di quello che sta succedendo sul grafico, potevamo anche non darla perché tanto noi guardiamo il grafico, quindi che cosa faremo? Che cosa ci stiamo preparando a fare su questo cross? Come poi avevamo anche individuato ieri, praticamente in modo particolare, l'avevamo anche detto ieri che era possibile che la tendenza appunto rialzista venisse messa in discussione e quindi si riconfermasse la ripresa di un movimento ribassista secondo questa trend line iniziale che avevamo tracciato. Questo è quello che noi faremo oggi. Stasera andremo a controllare gli indicatori nella serata, tranquillamente, in chiusura di serata, andiamo a verificare se gli indicatori ci hanno confermato, probabilmente se scende sotto 1.1040, qui noi abbiamo la conferma di un movimento della ripresa, di un movimento ribassista, andiamo ad intervenire inserendo un ordine multi-day, poi magari lo commenteremo domani mattina, un ordine multi-day con uno stop sopra al massimo e un target che potrebbe essere intanto quello del minimo precedente. Quindi si potrebbe riprendere una fase ribassista, potrebbe essere questo anche il momento per una fase ribassista più lunga, perché sappiamo che l'euro-dollaro potrebbe anche aggiungere sul livello di 1.05, quindi questo sarebbe un livello interessante da monitorare, al di là adesso del discorso elettorale, ma proprio da monitorare anche tecnicamente, perché se vogliamo qui c'era stata una fase sul grafico giornaliero di congestione, una rottura, se vogliamo il massimo che è stato segnato oggi potrebbe essere definito come una sorta di pullback sul livello di 1.1160, livello di rottura, quindi operazione molto tecnica, conferma di massimo, rientriamo a ribasso con un target aperto. Poi naturalmente, come abbiamo fatto anche per gli altri cross altre volte, noi avremmo potuto, cioè dovremmo poi definire delle strategie di ingresso qualora magari il nostro livello di entrata non dovesse essere toccato, proprio per evitare magari di perdere degli opportuni punti di ingresso. Qui non ci troviamo in una situazione di definire un ingresso in breakout, perché il breakout dovrebbe essere qua sotto, insomma sotto al minimo precedente, noi dovremmo già rientrare prima, semmai dovremmo individuare la possibilità magari di un ingresso intraday, valuteremo il comportamento del cross poi magari nella giornata di domani, se potrà correggere, se invece i movimenti andranno in maniera più veloce possiamo anche seguire, tra l'altro avremo anche un aumento di volatilità e quindi potremo seguire anche un ingresso sul grafico orario. Quindi attenzione, allerta su questo cross, cerchiamo di non perdere un eventuale movimento ribassista che potrebbe partire. Se invece, perché poi alla fine i mercati possono fare di tutto, il mercato, naturalmente io sto dicendo questa sera, ma non è detto che l'indicazione l'avremo questa sera. È probabile perché siamo ormai molto vicini a una conferma del massimo, gli indicatori sono vicini allo zero, quindi è possibile. Non è collegato al discorso delle elezioni, è collegato a un discorso tecnico. Quindi al di là delle elezioni, se gli indicatori questa sera non ci danno una conferma ribassista,
e magari dovremmo aspettare anche domani, aspetteremo domani, dopodomani, aspetteremo il momento necessario per poter intervenire al ribasso secondo questo schema. Non siamo collegati alle notizie macroeconomiche, operiamo esclusivamente dal punto di vista tecnico. Se i prezzi dovessero invece rimanere ancora in quest'area e gli indicatori dovessero invece ancora rimanere in posizione, in fase positiva, allora potremmo domani continuare ad intervenire al rialzo su scala intraday, quindi se rimangono sopra 1,1040, se vogliamo, i prezzi adesso dovrebbero andare a segnare un nuovo massimo per avere una conferma di movimento positivo, dovrebbero almeno ritornare fino al massimo precedente, quindi adesso dovrebbe iniziare una fase di salita, quindi magari anche in seguito alle notizie, ai dati che saranno pubblicati nella giornata potremmo avere delle spinte positive. Allora, se i prezzi ritornano, intanto se vi confermano un nuovo massimo, noi rimaniamo orientati al rialzo, confermiamo sul minimo successivo, rientriamo seguendo il canale di trend che abbiamo tracciato qua con queste precedenti, quindi questo lo potremo poi rivalutare, considerare nuovamente valido, perché i prezzi potrebbero appunto rientrare semmai in questo canale. Allora rientriamo su scala intraday, non multiday, perché il multiday l'ingresso era qua, e rientriamo su scala intraday magari con un doppio target. Questo se i prezzi ritornano sopra, intanto adesso siamo in una fase di massimo, quindi dovrebbero ritornare sopra la media 200, ritornare sui massimi precedenti. Si potrebbe anche magari verificare una situazione di doppio massimo, se vogliamo, di massimo molto vicino a quello precedente. Comunque sul minimo rientriamo sul minimo crescente rispetto a questo, entreremo comunque al rialzo, magari con un target contenuto, perché la fase rialzista la seguiamo solo dal punto di vista intraday. Se invece, come potrebbe succedere, i prezzi dovessero scendere intanto sotto a questo minimo, quindi rimangono sotto la media 200, magari qua i prezzi potrebbero anche riconfermare un massimo sotto la media 200 o la media 20, qui così come si stanno magari comportando in questo momento, quindi ritornare sotto il livello di 1,1040. Noi qui non rientriamo a ribasso intraday oggi non operiamo intraday sull'euro-dollaro, aspettiamo la conferma di fine giornata, perché questo comportamento con la rottura potrebbe appunto spingere gli indicatori sul grafico giornaliero a riconfermare un movimento, la ripresa di un movimento ribassista. Dunque noi dovremmo poi domani intervenire a quel punto non su scala intraday ma su scala multiday, con un ingresso, individuiamo un ingresso adeguato in maniera da mettere uno stop sopra al massimo giornaliero e per poter poi riseguire una fase di discesa. Questo per me dovrebbe essere la lettura, anzi questo è il comportamento che io adotto su questo cross, intanto nella giornata odierna e poi nelle giornate successive, nelle giornate a venire. Adesso diamo un'occhiata alla sterlina. Dunque la sterlina attualmente è in una fase di salita. Se vediamo rispetto ancora, quindi su scala intraday siamo in una fase di rialzista, se vogliamo, siamo in una fase in cui i prezzi dovrebbero andare a segnare un nuovo massimo. Abbiamo avuto una conferma di minimo qui alle 9, ma non siamo intervenuti perché c'erano i dati che avrebbero potuto sporcare. Adesso dobbiamo rimanere alla finestra perché la nostra correzione multiday si è chiusa, cioè, è stato toccato lo stop, perché comunque la correzione è stata ampia. Quindi siamo usciti con la procedura di trailing stop, quindi con uno stop positivo. Ebbene, quindi dal punto di vista multiday non entriamo. Adesso possiamo rientrare su scala intraday, però non è questo il momento idoneo per poterlo fare. I prezzi stanno già salendo, quindi oramai è tardi a livello temporale, indipendentemente adesso dai livelli di prezzo, è tardi proprio su scala temporale. Per cui quello che possiamo fare ora è aspettare che questo movimento venga completato, si esaurisca. E vediamo che indicazione avremo da questo movimento, perché ovviamente perché i prezzi possano riconfermarmi il movimento rialzista, i prezzi dovrebbero ritornare intanto sul massimo precedente. Non vedo molta, molta spinta riguardo, la vedo difficile, però appunto oggi potrebbe essere una giornata in cui il mercato può oscillare anche in maniera abbastanza, se vogliamo, anche imprevedibile, incomprensibile, per cui insomma, i prezzi potrebbero ritornare su, a
Allora, in quel caso, se abbiamo intanto almeno una salita, almeno sino al massimo precedente, allora in quel caso rientriamo al rialzo sul minimo, sulla conferma di minimo, i prezzi dovrebbero magari rimanere anche sopra il livello di 1,2470, sopra la media a 200 periodi, allora in questo caso rientriamo al rialzo confidando nella possibilità di riseguire questo nostro canale di trend precedente, per cui insomma potremo poi valutare anche la possibilità, poi lo dovremmo far passare il canale dal nuovo minimo anche dal nuovo massimo. Adesso ovviamente sto inventando in funzione di quello che ho disegnato, ma nulla di che. Lo tracceremo e avremo poi la possibilità anche di riseguire su scala intraday il nostro movimento al rialzo anche con un doppio target. Per ora quello che abbiamo potuto fare è spostare questo canale sul minimo che è stato registrato. Qui possiamo già notare una sorta di rallentamento del precedente movimento. Non particolarmente preoccupante perché comunque i prezzi stanno mantenendo di sopra qui del livello del 38% di Fibonacci, quindi potrebbe essere anche fisiologico, però qui a questo punto i prezzi, se dovessero confermare un massimo, se vogliamo, decrescente rispetto al precedente, magari al di sotto della media 200 periodi, al di sotto di questa resistenza del livello di 1,2475, beh, questo potrebbe determinare intanto, ci potrebbe spingere intanto a guardare il cross con un occhio non più rialzista, ma con un occhio ribassista, perché andremo poi ad attendere delle conferme successive di un movimento, quindi intanto dovrebbe poi andare a segnare un minimo decrescente rispetto al precedente. Quindi in quel caso potremo già tracciare un nuovo canale di trend che sarebbe quello discendente e quindi sulla conferma del successivo massimo potremmo intervenire a ribasso. Attenzione che l'inizio di questa fase discendente potrebbe, appunto già anticipato sul grafico a 4 ore, potrebbe poi essere sintetizzato sul grafico giornaliero con una tendenza ribassista anche di medio periodo, quindi potrebbe poi andare se andiamo a guardare il grafico giornaliero, potrebbe andare a confermarci, se vogliamo, un massimo giornaliero, quindi potrebbe significare la ripresa di un movimento ribassista che intanto potrebbe portare i prezzi fino al livello di 1,2088 e poi magari una rottura di questo livello potrebbe anche spingere verso intanto i livelli di 1,19-1,19,60 che erano quelli toccati qui durante la fase di grande volatilità registrata sulla sterlina nei primi di ottobre. Quindi potrebbe essere anche in questo caso molto interessante, anche qui appunto potrebbe essere interessante monitorare anche qui la ripresa della discesa. Potremmo anche inserire un ordine con un target intanto fisso sino al livello del minimo precedente e poi si valuta insomma il successivo comportamento del cross. Quindi anche su questo cambio si sta organizzando, diciamo, si sta prefigurando una situazione abbastanza interessante poi da andare a monitorare anche sul grafico multidays. E lo stesso dicasi per il dollaro yen, alla fine le valute sono tutte collegate, quindi dovremo pure avere poi l'accortezza di non prendere tutti i segnali, sempre nell'ottica di questo famoso money management, di questa famosa piramide del rischio. Purtroppo non possiamo poi prendere tutti i segnali che si avranno sul mercato, anche perché poi alla fine se un cambio va bene vanno bene tutti, quindi sono tutti collegati, stiamo entrando tutti nello stesso momento, quindi possiamo prendere il rischio che sappiamo che è previsto dalla nostra piramide del rischio, dunque possiamo anche filtrare un pochino di più le operazioni indicando dei livelli che potrebbero apparire magari più conservativi, però in qualche modo farebbero da filtro in maniera tale da prendere solo le operazioni che sono più vicine a questo tipo, insomma, a questo nostro money management e quindi un po' più sicure, un po' più conservative. Da questo punto di vista poi siamo anche fortunati perché avremo anche la possibilità di scegliere se vogliamo, no? Quindi anche qui sul dollaro yen si sta verificando
anche qui un cambiamento di tendenza al rialzo che ancora non è stato confermato, quindi anche qui dovremo guardare i nostri indicatori sul grafico giornaliero. Non è stato confermato dagli indicatori, sapete che io prima di muovermi aspetto sempre queste conferme, però già i primi segnali li abbiamo avuti. Primo, intanto qui abbiamo aperto un bel gap, ieri si è aperto un bel gap up, minimi qui crescenti, il massimo già ha superato il massimo precedente, quindi siamo già, se vogliamo tracciare la nostra linea, siamo già in una situazione di, anche di abbastanza accelerazione di questo movimento. Attualmente siamo in una fase di discesa, i prezzi dovrebbero segnare un nuovo minimo, vediamo che al momento stanno oscillando nell'area qui della media a 9 periodi, per cui anche qua questo è un altro elemento che ci va ad indicare insomma una fase rialzista che potrebbe essere interessante, quindi una bella accelerazione rialzista che si potrebbe determinare. Ovviamente andiamo a tracciare il nostro canale non appena sarà definito anche il nuovo minimo, il massimo è stato già segnato, siamo in una fase di discesa, quindi questo canale lo possiamo già tracciare, tracceremo quello successivo, la parte bassa del canale, non appena sarà segnato il nuovo minimo. Se il minimo sarà qui, nell'area in cui ci troviamo ora, questo sarà il nuovo canale da seguire, canale molto interessante, come vediamo abbastanza accelerato, quindi questo implica anche una difficoltà, se vogliamo, nella individuazione del punto d'ingresso, perché qui abbiamo parecchio spazio rispetto al minimo precedente e un canale così accelerato ci comporta che il movimento sarà veloce e quindi magari il ritracciamento che noi riteniamo necessario per poter mettere uno stop sotto al minimo non sarà realizzato. Dunque dovremo avere l'accortezza, l'abilità, vediamo, il mercato ci dovrebbe dare anche la possibilità di riprendere semmai un movimento su scala intraday da poter poi seguirlo su scala multiday, oppure potremo individuare anche nella serata un livello di breakout che potrebbe essere interessante da monitorare come ultima istanza per cercare di riprendere questo movimento rialzista. Quindi insomma diverse sono le possibilità che anche su questo cross si stanno articolando. Se i prezzi dovessero però, adesso andiamo ad eliminare questo canale nero che appunto lo tracceremo poi sulla base del prossimo minimo, attualmente siamo in una fase di discesa, lasciate perdere la candela che è attualmente in formazione, che potrebbe farci capire che insomma i prezzi stanno già salendo, che questo potrebbe essere un minimo, però non facciamo queste previsioni, andiamo sulla candela poi che si chiude e vediamo se sarà effettivamente riconfermato come minimo. Se non dovesse essere riconfermato, i prezzi dovessero ancora scendere, allora dovremmo verificare, vediamo qua, se i prezzi, se noi consideriamo l'ultimo rialzo, vediamo se i prezzi già scendono sul livello qui della media 200 periodi, che qui vediamo coincidere anche con il 50% di Fibonacci, allora in quel caso questo potrebbe essere un segnale invece di ripresa del movimento ribassista. Quindi attenzione, monitoriamo poi delle indicazioni successive, se a fine giornata gli indicatori dovessero rimanere ancora orientati al ribasso, allora poi potremo valutare sulla conferma del successivo minimo, quindi comunque avremo delle necessità di ulteriori conferme grafiche, un ulteriore minimo magari su scala intraday, allora rientriamo con un'operazione intraday short, però con un target fisso, perché insomma la tendenza primaria di medio periodo è long, quindi fino a che insomma questa non viene compromessa, rientriamo solo su scala intraday al ribasso, anche perché quella multiday con target fisso l'abbiamo già fatta, abbiamo portato il target, quindi possiamo intervenire soltanto su scala intraday con questo successivo filtro. Quindi al momento la soluzione, diciamo la situazione più plausibile sembrerebbe una ripresa del movimento rialzista, e quindi io andrei a valutare gli indicatori con un'ottica rialzista a fine giornata, cercando di implementare una strategia almeno con tre modalità di ingresso per prendere un ordine multi-day al rialzo in maniera tale da seguire l'eventuale ritorno dei prezzi sul livello di 105,60 e 106,60. Quelli potrebbero essere intanto i primi target. Adesso passiamo a guardare il dollaro franco.
Dunque, il dollaro franco alle 21 ha iniziato qui una fase di discesa e quindi era stato confermato un nuovo massimo. Per cui possiamo verificare che questo massimo è crescente rispetto al massimo precedente. I prezzi, tra l'altro, sono rientrati all'interno del canale, quindi nella parte del canale precedente. La tendenza di fondo però rimane ancora ribassista da monitorare. Perché? Perché siamo ancora nell'area del 38% di Fibonacci, quindi comunque al di sotto della media 200 periodi. Quindi questo che cosa ci spinge a fare? Intanto ci spinge a lasciare, a non intervenire, perché abbiamo una tendenza di fondo che è ribassista, che non è stata messa in discussione, mentre su scala intraday, quindi sulle 4 ore, si stanno già manifestando i primi segnali di indecisione. Siamo infatti usciti dalla nostra posizione multiday con il profitto che è derivato e quindi attualmente andiamo a monitorare il comportamento del cross su scala intraday, perché appunto si dovrebbero strutturare i massimi e i minimi crescenti necessari per portare poi i prezzi intanto sul livello della media 200 periodi e quindi per spingere anche gli indicatori sul grafico giornaliero a riconfermare una tendenza rialzista. Quindi a questo punto dovremmo attendere. Attendere cosa? Attualmente siamo in una fase ancora di discesa, quindi e sappiamo, adesso non mettiamo, diciamo, non diciamo noi al grafico quello che ai prezzi quello che dovrebbero fare. Tutto potrebbe succedere, quindi noi valutiamo quello che potrebbe in realtà accadere. Se i prezzi rimangono in quest'area o comunque nell'area del canale, perché poi insomma si potrebbero creare delle oscillazioni all'interno del canale, al di sopra del minimo precedente, allora rimaniamo fermi nelle nostre operazioni, andremo a confermare, a vedere che cosa succederà nella fase di nuova salita, nella fase di massimo. Vedremo se questo andrà a superare il massimo precedente, dovendolo superare raggiungerà l'area della media 200 periodi, allora in quel caso sulla conferma del successivo minimo entreremo al rialzo. Valuteremo poi anche la possibilità di monitorare un intervento multiday su questo corso. Se invece i prezzi dovessero rimanere nell'area, cioè scendere dall'area in cui siamo e ritornare giù sotto questo canale, ovviamente se mi vanno a segnare un minimo decrescente, ben venga, però siamo un po' lontani, quindi è un po' difficile che facciano tutta questa strada, può darsi che ancora si realizzi una situazione di incertezza e quindi sarà necessario un successivo massimo decrescente per poter poi intervenire. Quindi semmai interverremo nuovamente al ribasso, puntando sino con un'operazione, interveniremo quindi con un'operazione intraday con un target fisso, anche se i prezzi non hanno superato il minimo precedente, poi successivamente con il superamento dello stesso potremmo individuare delle operazioni magari con un doppio target e quindi riprendere la tendenza che è stata in questo momento abbandonata. Quindi insomma dobbiamo valutare una serie di accorgimenti. Se i prezzi qui mi segnano un massimo decrescente, verifichiamo il minimo dove andrà, dovrà rompere questo canale, ancora non interveniamo al ribasso, interveniamo soltanto sul successivo massimo decrescente al ribasso. Mentre per l'intervento rialzista dovremo attendere che i prezzi superino il massimo precedente e poi sul successivo minimo interverremo nuovamente al rialzo. Quindi siamo in una fase, anche in questo caso, di attesa. Al di là adesso del discorso elettorale, proprio graficamente non abbiamo la possibilità di operare, quindi dobbiamo verificare, attendere le conferme successive per trovare le opportunità di ingresso adeguate. Allora, guardiamo il dollaro neozelandese che è in una fase anche qui di congestione, anche qui se vogliamo siamo tra il livello di 0,73 e 0,7340, 0,7360, quindi una congestione anche abbastanza ridotta, se vogliamo, che poi è ben anche individuabile sul grafico orario, infatti ecco, era ben meglio evidente. Al di là di questa congestione attualmente che si sta realizzando, quindi vediamo avere nella resistenza di 0,7360 un punto appunto di contatto importante per i prezzi, abbiamo anche osservato ieri che avevamo un minimo
lievemente decrescente rispetto al minimo precedente. Siamo però ancora nell'area della media a 20 periodi, quindi in realtà, se vogliamo, il nostro movimento rialzista che è iniziato qua non è stato messo in discussione. Siamo infatti nell'area ancora del 23% del ritracciamento di Fibonacci. Quindi questo lo dovremmo interpretare, secondo me, come una fase intanto di respiro dei prezzi, di rallentamento dei prezzi. Dopodiché capiremo se con la rottura magari del massimo precedente, quindi di 0,7340-0,7350, se i prezzi hanno effettivamente l'intenzione di riprendere il movimento a ribasso. Oppure magari procedere con una correzione più ampia, se invece dovessero rompere la parte bassa del canale, che vediamo coincidere anche con la media a 20 periodi, e quindi magari rompere questo canale per iniziare una fase di ribasso, magari quindi di correzione un po' più ampia, che ancora non comprometterebbe, se vogliamo, una lettura complessiva rialzista, anche perché insomma i prezzi sarebbero ancora, non avrebbero messo in discussione il movimento. Però sicuramente la rottura della media 20, che tra l'altro vediamo coincidere anche con il livello di 0,73, che era un livello qui attualmente di supporto, ma qui era la resistenza di questo nostro canale di congestione, per cui i prezzi potrebbero alla fine ritornare all'interno di questo canale, scendere fino alla parte bassa del canale, quindi fino a 0,7220, che vediamo coincidere con la media 200, vediamo coincidere col 50% di Fibonacci, quindi ancora qui i prezzi, se vogliamo, da qui potrebbero poi ripartire, sempre in un'ottica di congestione, ripartire al rialzo. Per cui in quest'area dovremmo ricercare delle conferme di ingresso esclusivamente di tipo intraday, al ribasso se i prezzi rompono appunto il livello di 0,73, qui 0,70. Sì, dico bene 0,73, quindi tornano sotto la media a 20 periodi. Ovviamente il movimento si dovrebbe strutturare in maniera differente, quindi comunque dovrebbe essere confermato un massimo, qui il massimo ancora non dovrebbe dunque rompere questa resistenza, quindi ancora situazione di doppio o triplo massimo, i prezzi tornano giù, ci confermano un massimo decrescente, allora interveniamo magari con un'operazione intraday, con un target fisso e facciamo più operazioni intraday fino a che i prezzi magari non ci confermano la fine di questo movimento ribassista, magari lo aspettiamo qui nell'area 0,7220, ce lo potremmo attendere, per cui magari qui i prezzi poi potrebbero virare ancora al rialzo e ritornare nella parte alta, quindi qui sarebbe una fase poi anche interessante da monitorare di attenzione per capire se i prezzi hanno l'intenzione di rompere questo livello e dunque di mettere in discussione questa famosa fase rialzista, oppure magari rimbalzano su e quindi ritornano in questa fase di congestione. Anche qui poi su conferma di massimo crescente interveniamo al rialzo, quindi sempre in un'ottica di congestione. Però io la mia modalità operativa non prevede l'ingresso al rialzo qui sul semplice, magari col semplice tocco del livello di 0,7220 o sul pullback di questo livello. Aspetto sempre una conferma, quindi in qualche modo io intervengo in una sorta di trend che si viene a realizzare all'interno della fase di congestione, anche perché questo lo posso fare operando su 4 ore, quindi ho la possibilità, insomma, di valutare più punti di contatto, semmai, prima di intervenire. Quindi non pretendo di prendere, semmai, un movimento da qui fino alla parte alta, so che parte del movimento lo devo lasciare al mercato in virtù di una maggiore conferma, di una maggiore affidabilità delle operazioni che io vado ad implementare. Adesso guardiamo il dollaro australiano. Ecco qua il dollaro australiano, noi avevamo visto qui, siamo ancora in una fase rialzista anche sul grafico giornaliero, quindi ancora i prezzi stavano salendo, però siamo in un'area critica. Sappiamo che siamo in una maxi area di congestione, quindi i livelli in cui ci troviamo potrebbero respingere i nostri prezzi e quindi far oscillare, far ritornare nuovamente le quotazioni nell'area di 0,7450, quindi nella parte bassa del canale. Quindi siamo in allerta a questo punto, infatti dobbiamo essere attenti. Viceversa, una rottura invece di questo livello potrebbe dare spazio ad un movimento più interessante. Ovviamente con i dovuti filtri, perché si potrebbe trattare di una falsa rottura, quindi comunque dovremmo monitorare bene, a meno che fino a che insomma, i prezzi non rompono questo livello e fanno un bel ATR, ATR e mezzo su questo livello, allora potremmo
iniziare a capire, a prospettarci, insomma, l'idea di seguire un movimento un po' più ampio. Quindi per ora fase molto conservativa, infatti anche nella nostra operazione di AUD che abbiamo sulla nostra operazione multi-day che abbiamo implementato, abbiamo già spostato intanto uno stop a zero. Cerchiamo di mantenerci, di mantenere appunto un atteggiamento conservativo su queste posizioni. Che cosa andiamo a fare dunque? A questo punto, qui su scala intraday, se vogliamo, siamo ancora in una fase di massimo, anche se qui già la candela che si sta formando ci potrebbe indicare un inizio di fase di correzione. Parliamo ancora di inizio, quindi ancora la fase di correzione deve anche terminare. Vediamo dove questa si poggerà, se rimarrà nell'area della media a 20 periodi. Potremo poi cercare di intervenire al rialzo, perché in quest'area ancora avremmo lo spazio per implementare un'operazione intraday anche su scala ridotta, quindi con un target contenuto, lo possiamo ancora fare. Se i prezzi invece rompono la media a 20 periodi, io allora aspetterei una conferma successiva, quindi aspetterei poi il nuovo massimo, vediamo se diventa decrescente, allora in quel caso interverrei a ribasso. Quella sarebbe un'indicazione, diciamo, per poter intervenire a ribasso anche in maniera un po' anticipata rispetto appunto agli ingressi successivi, intanto con un target fisso, poi cerchiamo di seguire semmai in ritorno c'è una parte bassa, anche perché per poter avere la conferma, la possibilità, intanto qui abbiamo anche un altro punto di supporto statico che tra l'altro coincide anche con la media a 200 periodi, quindi insomma siamo in un'area un po' delicata per i prezzi anche in questo caso, quindi i movimenti ribassisti sarebbero comunque anche qui ancora da implementare con un target fisso, con un target contenuto. La rottura poi di questo livello sicuramente ci darà una conferma anche sul grafico giornaliero di ripresa di movimento ribassista. Potremmo provare intanto ad inserire un'operazione multi-day con un target che può arrivare a 0,7450 con uno stop sopra il massimo. Intanto tentiamo di fare quell'ingresso multi-day, proviamo diverse possibilità di ingresso, intanto preferiamo una lettura multi-day proprio perché dobbiamo lasciare poi lo spazio adeguato per poter raggiungere il livello di 0,7450. È difficile seguire un target così ampio con un'operazione intraday. Ovviamente dipende tutto dai movimenti del mercato, vediamo se avremo la possibilità di seguirli, altrimenti insomma poi ci orientiamo a ribasso puntando appunto sempre sul ritorno verso 0,7450 per quello che possiamo fare con le operazioni intraday. Bene, a questo punto credo di aver guardato tutti i cross, vi ringrazio per la vostra attenzione, vediamo se ci sono delle altre domande. Ok, no, non ne vedo, quindi grazie ancora per essere stati con me fino a quest'ora e rinnovo l'appuntamento per domani mattina alle 10.45 con Teletrade e poi con la sessione per chi volesse pomeridiana delle 15.45. Grazie a tutti per i miei corsisti, ci vediamo alle 12, vi mando subito il link per la lezione. Grazie e buona giornata di trading a tutti.